Sono molto felice di poter presentare questo scritto che ha richiesto di fatto diversi mesi di approfondimenti, ricerche relativamente al, al punto in cui sono arrivati i fisici attualmente nel cercare di descrivere la forza di gravità. Voi direte ma come parla di forza di gravità e questo è un libro nel cui titolo si nomina l'amore, non la forza di gravità. Ma l'assunto principale di questo saggio è proprio la corrispondenza tra l'amore che viene percepito come una forza e non come un sentimento e la forza di gravità. Il sentimento amorevole che proviamo è il risultato dell'azione di una forza sui nostri corpi sottili. Questo è il presupposto di base sul quale appunto viene fondato tutto lo scritto. Quindi quando noi proviamo un sentimento di innamoramento verso qualcuno o, se siamo più fortunati in generale, verso il mondo, di fatto stiamo vivendo l'effetto dell'azione di una forza sui nostri corpi sottili e stiamo consapevolizzando l'azione di quella forza attraverso un sentimento, quindi proviamo un sentimento, che in realtà è un meccanismo di biofeedback sulla base di quello che sta accadendo nel momento presente. E quello che sta accadendo nel momento presente è un'infusione. Di gravitoni che vengono veicolati attraverso proprio una forza di tipo fisico. È interessante notare che questo concetto, che può sembrare molto strano, in realtà sia stato già conosciuto dagli iniziati di tutti i tempi. Se noi andiamo a guardare Walt Disney ad esempio, nel cartone La spada nella roccia, quando Merlino insegna a Semola e gli dice oggi studieremo la gravità e lo fa trasformare in uno scoiattolo, di fatto tutta la scenetta poi è sull'amore. No? Lo scoiattolo si innamora di un'altra scoiattolina e eh, tutto il focus viene decentrato dalla lezione sulla gravità alla lezione sull'amore e alla fine Merlino dice a Semola che in fondo sono la stessa cosa perché gli iniziati sapevano questo. Se noi pensiamo a Dante, quando dice l'amore che muove il mondo e le sue stelle, anche lui si riferiva alla forza di gravità facendola corrispondere all'amore. Quindi ci sono tanti riferimenti di iniziati che hanno inserito nei loro scritti e nelle loro meditazioni la corrispondenza tra l'amore divino e la forza di gravità, perché di fatto il gioco è come se fosse una danza di stelle, intorno al cuore galattico e una danza di pianeti intorno alle stelle e la gravità è proprio quella che muove il meccanismo di questa danza armonica. È anche interessante vedere dal punto di vista sociologico come è cambiata la nostra percezione dell'amore man mano che a livello scientifico i fisici se ne uscivano nei secoli con delle eh, spiegazioni riguardo alla forza di gravità e con delle teori teorie diverse. Se noi prendiamo come spunto d'inizio l'Ottocento e la teoria di gravitazione universale di Newton, no? noi abbiamo una forza di gravità che è molto materica, viene calcolata sulla base della um, massa dei corpi coinvolti, sulla base della distanza tra di loro, è inversamente proporzionale al quadrato della distanza ed è direttamente proporzionale alla massa dei corpi. Ma l'approccio è molto materico. E di fatti nell'Ottocento l'amore non era ancora vissuto in un modo tranne alcuni poeti, alcuni fortunati in un modo molto sublime. Era un amore di tipo più carnale, più eh, legato alla materia. Quindi, se noi partiamo da Newton con questo amore di tipo anche così materico e sessuale, poi arriviamo ad Einstein e qui c'è una svolta incredibile, perché Einstein. Propone una teoria della gravità e della relatività generale, che si basa sulla curvatura dello spazio-tempo e non sulla massa dei corpi coinvolti sulla distanza, e quindi dice che tutti i pianeti in realtà si muovono in moto rettilineo uniforme, ma lo spazio è curvo, e dal momento che lo spazio è curvo, i pianeti orbitano intorno alle stelle, lungo le linee geodetiche dello spazio curvo. Okay. Questa visione è molto più sottile perché parte da un presupposto. Il mondo non è solo materia, ma è energia che si condensa in materia, è uguale a MC2. Questo fisico apre eh, una visione eh, scientifica, quindi molto seria, della realtà che viene a eh, fondarsi non più solo su quello che possiamo toccare e vedere, ma anche su quello che di fatto è invisibile, come l'energia. E i fisici di oggi fanno ancora dei salti in avanti da gigante rispetto alla visione di Einstein sulla relatività generale, alla quale è associato un amore più romantico, no? un amore più impalpabile, Romeo e Giulietta per esempio, no? un amore che è, è eh, nei canoni del romanticismo, potremmo, di, potremmo dire un pieno romanticismo maturo. No? e che quindi ben si sposa con una visione Einsteiniana dove c'è anche dell'energia, quindi uno scambio di energia. Le persone si scambiano amore, ma si stanno scambiando anche energia. Non è tanto un atto d'amore sfamarti, quanto un atto d'amore darti una carezza che trasmette dell'energia. Questo è il grande cambiamento che Einstein porta. No? Ma poi abbiamo i giorni nostri e la teoria della relatività di Albert Einstein viene addirittura superata. Peter Verlinde innova tantissimo. La visione che c'è relativamente alla gravità, con una teoria che si basa sul piano dell'informazione. E la cosa che è veramente straordinaria di questa teoria sono i postulati di base. Cioè, lui dice che eh, questa realtà non è solo materica, non è solo energetica, ma prima di tutto è informazionale. Quindi, ci sono dei qubit dati di informazione che si spostano da un luogo all'altro di uno spazio-tempo che di fatto è un plasma informato come se noi avessimo un elaboratore, un immenso computer che scambia dati con altri computer e lo scambio di dati è lo spostamento dei qubit di dati che compongono i corpi che noi consideriamo materici, ma in realtà sono ologrammi di luce informata e questo spostamento genera la gravità, quindi lo spostamento dell'informazione ad opera di un osservatore. Che sceglie di osservare l'informazione di un corpo nel punto A piuttosto che nel punto B genera la gravità. È chiaro che questa visione è un terremoto scientifico di notevole portata, perché di fatto nessuno si aspettava che di poter calcolare empiricamente, quindi con i dati alla mano, un valore della gravità estremamente preciso partendo dal presupposto che quello che ci circonda non sia altro che una fluttuazione. Di qubit di dati che si spostano da un posto all'altro. Perché dire questo è come dire che Matrix non è una fantascienza. È come se un osservatore osservasse all'interno di una matrice di numeri che scorrono e questi numeri, che di fatto sono geometrie, che scorrono su uno schermo multidimensionale, sono di fatto la matrix e in quanto tale questa informazione si sposta da un punto all'altro, veicolata da plasmi di energia e questi spostamenti generano l'attrazione gravitazionale. Questa teoria è veramente notevole e eh, si sposa, a mio avviso, con quella di Dan Winter, un fisico statunitense esperto di geometria sacra, il quale parte dal presupposto che la realtà sia un substrato di geometrie cristalline danzanti che interagiscono con la luce. E il fatto che queste geometrie cristalline vengano caricate dalla luce, che con un moto spiraleggiante entra nel loro interno, proprio il fatto che la luce, con un moto che ricalca la spirale aurea di Fibonacci, entra all'interno delle geometrie, Genera un fenomeno chiamato compressione frattalica gravitazionale dal quale si genererebbe la gravità. Quindi, Dan Winter va un passo oltre rispetto a Verlinde, inserisce uno studio approfondito sulle geometrie cristalline che si genererebbero nel campo di base e dice. Questo mondo esterno è una perturbazione caotica di un substrato coerente ed ordinato che di fatto è composto da geometrie cristalline. Tali geometrie sono prevalentemente icosaedri che si trasformano in dodecaedri e poi ancora in icosaedri e poi ancora in, in dodecaedri, così va avanti e la luce interagisce con queste geometrie entrando all'interno e viene come imprigionata nelle geometrie. Questo, chiama, eh, Dan Winter, questo fenomeno è chiamato l'attrattore di implosione e afferma che ogni geometria cristallina ordinata per sua natura attrae la luce a sé e questa attrazione della luce genera la forza di gravità che di fatto è l'amore che si diffonde per sostenere la realtà di tutti i corpi a livello macrocosmico. Dan Winter insieme a Verlinde sono dei grandissimi innovatori, ma ancora... Stiamo andando avanti no, con la ricerca e questo è niente rispetto alla ricerca del Quantum Gravity Research Institute a Los Angeles, dove finalmente si arriva ad approdare ad una teoria della gravità che concerne e coinvolge anche il fenomeno della coscienza. Perché questi grandi scienziati, che stimo tantissimo, che hanno prodotto anche un video di divulgazione popolare che consiglio di vedere, si chiama What Is Reality? che cos'è la realtà, loro affermano, come Dan Winter e come Verlinde, che tutto è costituito da una geometria di matrice cristallina. Un cristallo è caratterizzato proprio da una struttura atomica particolare dove eh, il fenomeno della riflessione, e della rifrazione è amplificato e un cristallo è un pattern ripetuto a livello periodico. Quindi praticamente è una forma geometrica che si ripete uguale a se stessa più volte in una matrice di tipo olografico. In questa visione, loro affermano che le geometrie cristalline che danzano e che accolgono la luce di Winter e di Verlinde di fatto sì generano gravità, ma occorre a monte una coscienza che osservi il divenire delle geometrie perché vanno a vedere da che cosa sono costituite queste geometrie e scoprono il tetraedro di Planck, cioè non loro, Planck scopre il tetraedro di Planck, ma dicono è il tetraedro di Planck, che è un piccolo tetraedro, quindi una piccola piramide a base triangolare, ad essere la matrice di base delle geometrie più complesse, che sono un'associazione di questi tetraedri, ma questi tetraedri continuano a combinarsi e scombinarsi tra loro, generando geometrie in divenire, nelle quali la luce entra e genera gravità. E questa è l'energia che di fatto muove il mondo e le sue stelle, come diceva Dante, che permette la vita. E queste geometrie in divenire sono osservate da una coscienza che sceglie di cambiare i pattern costantemente. C'è una coscienza a monte, un osservatore divino, che si diverte a spostare questi tetraedri e a cambiarli di combinazione in modo da generare delle geometrie cristalline di tipo diverso. Quindi è come dire, c'è un osservatore cosciente che ama. E questo è un passaggio epocale tra l'amore che era materialistico nella visione di Newton, un po' più sottile nella visione di Einstein, ancora più sottile in quella di Berlin, De Winter, e eh, questi ricercatori dell'Università di Los Angeles, i quali introducono il concetto di amore divino, perché introducono il concetto di una coscienza che sta osservando un divenire di un gioco per generare lo spostamento delle geometrie e la luce entra in esse caricandole di forza e questa luce che entra nelle geometrie caricandole di forza di fatto è inviata attraverso l'osservazione di una super coscienza. Ecco, questo è lo stato attuale della scienza. Quindi quattro piani di realtà, materia, energia, informazione e coscienza, un'osservazione attenta della nostra matrix illusoria da parte di un osservatore che ama scombinando il gioco e permettendo il divenire. Quindi abbiamo un amore divino che di fatto sostiene, mantiene il gioco ma non in modo statico, lo continua a dinamizzare trasformandolo costantemente. L'amore, come agente di trasformazione e trasmutazione che permette il divenire attraverso poi il nostro libero arbitrio, perché comunque l'amore permette. Ho eh, letto eh, con grande piacere che eh, una ricerca scientifica molto seria è stata fatta, ultim ultimissimamente proprio recente, questa cosa: sul comportamento delle cellule tumorali se vengono deprivate della gravità. Questo è interessante. E lo spunto mi è arrivato da Giulio Parigi, Andrea Giulio Parigi, un mio caro amico, il quale mi ha mostrato questi studi. E hanno scoperto in pratica che le cellule tumorali, se si toglie la gravità, muoiono in massima parte, al 90%. Come mai muoiono? Adesso sono appena all'inizio questi studi, no? ma la domanda è: perché se la gravità e l'amore, se la togli le cellule tumorali. Muoiono. Ma bisogna capire innanzitutto che cos'è veramente un tumore. È una ribellione di alcune cellule nei confronti dell'organismo perché quelle cellule non si sentono amate. Ci siamo? Quindi, non si sentono amate e non si sentono considerate e quindi è come se ordissero una, una trama no? per fare da sole, per esistere a prescindere dall'organismo ospite, anzi a spese dell'organismo ospite, e si ribellano e cominciano ad attaccare le altre cellule circostanti, e così cresce un tumore. E tutto ciò capita con la gravità, ovviamente. No? Se togliamo la forza di gravità, allora a quel punto queste cellule muoiono, non hanno più motivo di esistere. Cioè tolta la gravità, Tolto l'amore, se tu togli l'amore che nutre tutte le cellule dell'organismo, quelle che si ribellano per rivendicare l'amore per loro stesse non hanno più senso di ribellarsi e quindi muoiono. Capite? Questa è abbastanza una prova del fatto che la forza di gravità di fatto è l'amore, dal mio punto di vista. Ve lo rispiego. Se un gruppo di cellule si ribella perché non si sente amato in condizioni in cui c'è un campo amorevole e loro sentono di essere deprivate di amore per loro stesse, vogliono nutrimenti e vogliono combattere per avercelo a spese dell'organismo ospite, se togli tutto l'amore che c'è, loro non hanno più senso di esistere e quindi muoiono perché non hanno più niente per cui combattere. Capite qual è il punto? È interessante, no? E quindi, adesso stanno cercando di capire. Eh, come eh, gestire anche una terapia in assenza di gravità per persone che sono affette da patologie oncologiche, no? la ricerca ora è molto veloce, andrà avanti, no? ma a me interessa l'assunto primario che di fatto esiste una forza di gravità che è amore divino che nutre tutte le cellule e dovremmo stare bene attenti a diffondere eh, questo amore in parti consone a ogni cellula, no? non dico in parti uguali, ma in parti dosate e opportune, no? che tutte le cellule abbiano la loro quantità di amore, in modo tale che possano stare in salute senza eh, dover eh, si ribellare per non essere state considerate dall'osservatore interno. Ma in questo libro, che è rivolto soprattutto a chi cerca di approfondire, capirete la conoscenza dell'amore dal punto di vista non solo scientifico, ma anche dal punto di vista comportamentale, perché vengono indagati diversi Approcci all'amore, l'amore madre-figlio, parenterale, l'amore di coppia, per esempio. Questo libro è dedicato a chi desidera approfondire la conoscenza basandosi proprio sul fatto che l'amore non è un sentimento, ma è una forza fondamentale. Winter vi direbbe, insieme a Verlinde, una proprietà emergente dal fatto che la luce gioca con le geometrie. E l'amore è proprio figlio della luce, perché è figlio dell'interazione tra la luce e delle geometrie cristalline che sono presenti nel campo. Quindi torniamo ai minimi termini della cosa, amore come figlio della luce. E questo mi fa venire in mente un assunto esoterico molto importante. Dal punto di vista esoterico e spirituale si considera eh, la matrice energetica di questo piano. Sostenuta e energizzata da dei principi energetici che sono sette. E il primo, luce vera, è proprio la luce. Quindi, se ci spostiamo da un discorso prettamente scientifico per farne uno un po' più esoterico, okay, abbiamo un primo principio, anche secondo la cavala bianca ebraica, che si chiama luce vera, e che è un principio di colore bianco abbagliante che illumina tutte le anime ed esiste solo per donare tutto ciò che le anime possano desiderare, perché è il principio di base dal quale poi nasceranno le perturbazioni per generare le geometrie, è il campo morfogenetico di base, vi direbbe Rupert Sheldrich, no? noto biologo molecolare, che scopre i campi morfogenetici, dal quale poi scaturiranno tutte le manifestazioni, è la tavola bianca nella quale noi potremo poi dipingere le nostre creazioni. In base alla Kabbalah... Luce vera, che acconsente sempre ad ogni manifestazione animica e che è un'energia che dona e vuole donarsi, si rifrange nelle anime che sono il calice che vuole ricevere. No? Le anime ricevono qualsiasi cosa possa pagarle di, di ogni loro possibile desiderio, e una volta pagate vogliono restituire a luce vera ciò che hanno ricevuto. E restituire a luce vera ciò che hanno ricevuto significa. Luce vera deve nascondersi e deve diventare quello che i fisici chiamano vuoto, quanto meccanico: deve diventare vuoto, assoluto, in modo tale che le anime possano affermare: sia luce, esisto per te e dono a mia volta. E da qui, quindi, nasce il secondo principio che in esoterismo viene chiamato il principio akashico o principio di Iside: Iside celeste è la maestra che regge questo principio. Il vuoto che esiste tra le stelle è questo principio, che attende di essere osservato per essere collassato in una realtà ordinata. Il collasso in una realtà ordinata avviene sempre ad opera delle anime che osservano il vuoto e affermano sia sì luce, e questa affermazione fa scaturire nuova luce a partire dal vuoto e la nascita così della prima materia, che di fatto è una condensazione con moto spiraleggiante di luce in dei piccoli centri gravitazionali. Questo è il terzo principio, principio cristico, cioè quindi la luce che si accende a partire dal vuoto primigenio è il principio cristico. Poi abbiamo le coscienze che si identificano tutte quante con questo principio. E abbiamo anche una corrispondenza madre padre figlio una no? luce vera padre il vuoto acacico madre il principio cristico figlio e tutte le anime si identificano con questi centri di consapevolezza che nascono quando viene detto di nuovo sia luce e luce viene manifestata da una coscienza apparentemente secondaria perché il figlio è una coscienza riflessa del padre è holografica quindi abbiamo un diventare figlio da parte di un padre che si cala dentro un gioco e dall'interno del gioco crea e genera realtà ordinando la luce affermando Fiat Lutz a partire da un principio akashico di base. Eh, è una visione cabalistica che secondo me è molto vicina alla realtà delle cose. Immaginate un grande spazio vuoto, nero, dove esiste il nulla materialmente il tutto potenzialmente e ci sia una coscienza che afferma sia luce, e la volontà di osservazione di questa coscienza fa in modo di collassare della luce a partire da questo vuoto. E collassando la luce si collassa una particella subatomica, perché la luce viene rallentata di frequenza e diventa materia, E uguale a MC2. Dopodiché un'altra particella, un'altra particella ancora, un'altra. Vengono messe in modo armonico in relazione tra loro con delle onde e abbiamo la nascita del campo quantico con delle onde. Che sulle quali insistono delle particelle. Sapete che in base al principio di indeterminazione no, c'è la dualità onda-particella, quindi le cose sono sia onde che particelle a seconda dell'osservatore che lo osserva, ma un'onda è un insieme di particelle che vengono messe in moto ondulatori in relazione tra loro e che quindi nascono da un'osservazione attenta di un campo preesistente. Prima di un campo quantico modulato in onde, dove ci sono tutte le particelle subatomiche inserite in esso, che è il quarto principio, il principio Maria, l'amore divino in manifestazione, prima di questo c'è un principio acacico, che è il vuoto assoluto dal quale queste particelle scaturiranno. E genereranno l'importante è sapere che la creazione vera e propria non è ad opera di un padre all'esterno del gioco il quale mette a disposizione in realtà un substrato un campo più profondo luce vera il bianco brillante un altro campo molto profondo il vuoto nel quale luce vera si nasconde e il padre poi si fermerebbe qui è il figlio che genera realtà osservando questi campi profondi ed è proprio la relazione tra il figlio e il padre e la madre a generare realtà. È come se il figlio osservasse nel ventre della madre quello che il padre ha codificato in potenza e scegliesse una variabile da collassare nella manifestazione di un gioco illusorio. Quindi figlio come artefice di un gioco illusorio, figlio come artefice di un gioco illusorio basato sull'amore della madre e sulla volontà del padre. Amore che si esemplifica come forza di gravità quando il figlio, operando un atto di osservazione cosciente, genera campo quantico e ama ciò che osserva. Quindi abbiamo l'amore di un figlio per ciò che ha creato e questo amore è il quarto principio, il principio Maria, lo chiamiamo in esoterismo, che di fatto è modulazione della luce in geometrie cristalline ordinate. E qui poi abbiamo la nascita delle geometrie, poiché le onde vengono ulteriormente osservate, è sempre un gioco basato su osservazioni multiple e l'osservazione ulteriore delle onde, che paiono ehm, non ordinate da principio, fa in modo che ogni onda collassi in una particella localizzata in uno, uno spazio-tempo specifico, che si mette in relazione con le altre, poiché di fatto diventa il vertice di una delle geometrie cristalline che nominavo prima. E quando abbiamo una struttura organizzata e cosaedro, ad esempio una struttura complessa che riflette perfettamente il principio Maria, altre onde luminose che non sono state ancora organizzate iniziano ad entrare in questa geometria, con un moto sempre spiraleggiante, con la spirale aurea di Fibonacci, e queste entrate fanno in modo che la geometria si carichi di energia si condensi ulteriore energia dentro la geometria cristallina e la geometria cristallina densificata di energia con la luce che entra all'interno e genera forza di gravità fa in modo che una geometria si leghi ad un'altra, ad un'altra, ad un'altra e abbiamo delle polveri interstellari che pian piano si aggregano in corpi più massicci. L'aggregazione genera attrito, l'attrito genera calore e quando ci sono molti miliardi di miliardi di particelle aggregate fra loro, compattate, che generano un grande calore, allora poi il corpo massiccio che sta nascendo può accendersi e diventare una stella. E quando abbiamo una stella accesa, abbiamo una condensazione di materia a partire da un'energia primigenia che era nel principio akashico e che vediamo ora espressa sul piano materico. E che cosa fa una stella? Converte ancora la massa di cui è composta in energia, secondo la legge E uguale a MC2, quindi fonde della materia e libera nuovamente energia. Ma come è nata? Da una condensazione di energia in materia e quando è nata prende la materia e la rilascia di nuovo in energia. E così il circolo è completo. Il tutto sostenuto da un amore divino di intensità tale da fare in modo che le stelle possano orbitare intorno ai cuori galattici in un disegno le cui orbite riflettono delle linee e dei rapporti di forza che sono esemplificati anch'essi nelle geometrie cristalline. È bello studiare le orbite dei corpi celesti, si nota che sono spiraleggianti, cioè la visione dell'atomo, così come l'avevamo compresa fino a poco tempo fa, non è corretta. L'atomo, che è in scala ridotta è un modello di sistema solare, non ha degli elettroni fissi che orbitano intorno al nucleo. Ha delle comparizioni e delle sparizioni di elettroni che continuano a saltare da un'orbita all'altra e che si muovono in moto spiraleggiante. La nuova visione relativamente all'orbita della Terra intorno al Sole non è proprio ellittica l'orbita, è spiraleggiante: cioè il Sole tiene intorno a sé un gruppo di pianeti che orbitano e li porta intorno al cuore galattico mentre si muove nello spazio, ma loro ruotano in moto spiraleggiante intorno a sé. Quindi, di fatto, tutto richiama sempre la spirale aura di Fibonacci: poiché quando le geometrie si associano tra loro, diventano geometrie più complesse e in chiave olografica si ingrandiscono. Questo, di fatto, è un gioco davvero illusorio. Sto cercando di illustrarvi come posso i fondamenti principali sui quali si basa l'illusione. L'illusione si basa su un'osservazione cosciente da parte di un osservatore che va a stabilire l'identificazione di un punto preciso in uno spazio-tempo ondulato e così facendo identifica una particella. Finché l'osservazione resta lì, quella particella resterà in quel punto, si legherà ad altre particelle, verranno generate delle geometrie. Coloro che non sono stati ancora osservati, come onde, sono quindi, entrano nelle geometrie, generano gravità, energizzano le geometrie stesse. L'energia si condensa dentro le geometrie, condensandosi diventa apparentemente solida, e abbiamo il film che condividiamo e che chiamiamo Matrix. Il tutto sostenuto da un immenso amore che è proprio la luce nell'interazione con le geometrie, perché la luce entra all'interno e carica di energia, le geometrie, e questa carica viene chiamata forza di gravità, attrattore di implosione che genera forza di gravità secondo Winter e anche Verlinde. Verlinde dice. Nel momento in cui la luce entra nelle geometrie cristalline c'è uno spostamento di qubit dati di informazione, perché sto condensando un'informazione sparpagliata ovunque, la sto ordinando secondo una volontà di una mente superiore che non possiamo ancora comprendere, e l'ordine di, di questa informazione che apparentemente è sconclusionata e sparpagliata ovunque, la generazione di quest'ordine porta al collasso di materie e di realtà. Questo è quello che stanno affermando questi fisici con un'interpretazione che è personale da parte mia, che di fatto c'è personale, insomma, diciamo che ho preso dai maestri ascesi come faccio sempre e eh, ho cercato di dare un senso alla configurazione di questa matrix, perché di fatto è come se fossimo in un programma dove al computer si creano delle neurosimulazioni e questa è una neurosimulazione basata sul gioco della luce e delle geometrie cristalline che codificano un ordine implicito. Poi questo ordine implicito viene perturbato e viene disordinato e nel gioco c'è un equilibrio meraviglioso tra entropia e sintropia, cioè vuol dire c'è un equilibrio splendido fra delle forze aggregative che vogliono portare ordine e eh, quindi aggregazione in corpi che sono poi considerati a sé stanti e ordinati dentro un campo, tipo la gravità, e delle forze disgregative che vogliono distruggere quello che è stato organizzato. Nel punto di equilibrio tra queste forze noi esistiamo e siamo in equilibrio tra un'entropia, un disordine, e una sintropia, un ordine. Possiamo andare ancora oltre e affermare che ciò che è sintropico e ordinato di fatto è divergente dal futuro, cioè proviene dal nostro futuro, che vuole riorganizzare tutto quello che apparentemente è stato disordinato per riportarlo a una matrice originaria e ordinata. Ma se noi riconosciamo l'essenza dell'amore puro nel cosmo, certamente riusciamo a riconoscere l'azione organizzante della forza amorevole. Che mettendo tutto insieme e attraendo un corpo all'altro pone tutto in relazione e fa ordine rispetto a un calderone caotico, che è un principio akashico di base, che viene perturbato e organizzato proprio dall'amore stesso. Quindi, l'amore come motore del divenire, ma anche come agente di organizzazione strutturale ordinata della realtà. Dal mio punto di vista, siamo tutti degli ologrammi parlanti e che camminano. Quindi. Abbiamo una versione di noi in questo spazio-tempo, una versione di noi nello spazio-tempo del nostro passato e più versioni di noi, quindi molteplici versioni, a seconda del tempo che andiamo a considerare. Perché l'ologramma è in divenire nello spazio-tempo, questa non è l'unica vita che abbiamo, abbiamo vite parallele, multidimensionali, coesistenti e un maestro asceso è la tua versione quando avrai scoperto ogni mistero di questa Matrix e sarai uscito da questo gioco ascendendo. Quindi questa è la versione che io do: un sé futuro che ha un grado di conoscenza e di illuminazione molto avanzato e che quindi riesce ad uscire dal gioco avendone scoperto ogni mistero. L'obiettivo è fare di noi degli ascesi okay, dal mio punto di vista, quindi non perché dobbiamo andare via da qua. Perché poi i maestri ascesi hanno la possibilità di tornare qua o di ispirare coloro che sono qua, che sono il loro passato di fatto, no? Quindi hanno una grande possibilità di interagire con questa matrix illusoria, ma l'obiettivo è proprio quello di ascendere per andare a scoprire che cosa c'è oltre la matrice e che cos'è Dio che l'ha creata effettivamente, no? Perché di fatto nessuno lo sa finché non esce da questa matrice illusoria col corpo fisico. Un conto è uscirvi in meditazione. Altra cosa invece è riuscire a smaterializzare il corpo. Se smaterializzo il corpo vuol dire che ho messo in coordinazione tutte le intelligenze cellulari e che ho fatto sapere a tutte le cellule quello che penso di sapere o di sentire a livello di coscienza. Quindi sono passato da uno stato di coscienza ad uno stato di consapevolezza. Ed è notevole perché ho messo in sincronia tutte le cellule organizzandole e Trasformando a monte chiaramente i loro campi elettromagnetici in campi elettromagnetici ordinati. Perché il bello del lavoro sull'amore che viene presentato nel libro è che se noi iniziamo ad amare innanzitutto il nostro corpo e le nostre cellule, immaginando questo gioco meraviglioso di geometrie rotanti che divengono una nell'altra, io sono proprio convinto che ci sia un effetto biologico, fisico sulle cellule stesse e ci sia. Un cambiamento dei campi elettromagnetici cellulari intorno alle cellule, che passano dall'essere bipolari all'essere multipolari, come i campi elettromagnetici delle stelle, che di fatto non hanno solo due poli ma ne hanno molti. Perché se noi immaginiamo un icosaedro che ruota intorno a una nostra cellula, quella cellula ha un'alterazione del suo campo elettromagnetico ordinario e si connetterà più facilmente all'ordine implicito del campo profondo, quindi è come se io prendessi delle cellule che sono connesse a un campo disordinato e le riconnettessi ad un campo più profondo e facessi questo lavoro di spostamento delle cellule riguardo a dove sono connesse, quando le ho spostate tutte posso smaterializzarle e scendere, perché ho riconosciuto con tutte le cellule che sono un ologramma effettivamente. E quindi posso smaterializzare un corpo e ricondensarlo in qualsiasi altra dimensione dello spazio-tempo. Non è che noi non riconosciamo l'amore, perché tutti riconosciamo l'amore, ma a che livello lo riconosciamo? Cioè tutte le persone riconoscono l'amore biologico-sessuale perché sono al mondo, altrimenti non sarebbero qui. Quindi quel tipo di amore è riconosciuto da tutti, ma è come se si fossero fermati alla visione gravitazionale di Newton e non fossero andati oltre. La maggior parte delle persone non riconosce le manifestazioni più sottili dell'amore, il prendersi cura di, il dare informazione, con Dan Winter e Verlinde l'amore non diventa solo ti mantengo, ti faccio nascere e ti do da mangiare e ti accudisco, ma diventa anche ti informo, mentre ti sto amando ti sto dando una forma, mentis, ti sto educando, questo diventa, no? Con… Eh, questi, questi fisici dell'Università di Los Angeles diventa qualcosa ancora di più, diventa un amore divino che ti osserva, quindi ti amo osservandoti nel divenire e l'osservazione ti fa diventare qualcosa di più organizzato e strutturato. Allora abbiamo delle persone che riconoscono tutta questa molteplice gamma relativamente a ciò che l'amore è e altre persone che invece riconoscono solo la parte più materiale. Sesso? Unione di corpi, vieni al mondo corpo materico, questo è l'amore. Quindi l'amore viene sempre riconosciuto a un qualche livello, ma non tutti lo riconoscono a tutti i livelli in cui l'amore si manifesta e questo è il punto. Adesso vorrei proporvi una piccola meditazione per attivare le cellule se volete. Allora ci sediamo con la schiena dritta, il bacino un po' all'indietro. Ci centriamo nel momento presente, ovvero tutta l'energia, e semplicemente invochiamo l'essenza dell'amore puro. Desideriamo conoscere e fare esperienza di ciò che è l'amore in ogni cellula del corpo, in tutte e in ognuna. In tutte e in ognuna. E lentamente immaginiamo di essere il pianeta Terra che ruota intorno al Sole e lo osserva. Il Sole non è immobile, a sua volta lentamente orbita intorno al cuore della galassia. E noi lo seguiamo, con la nostra orbita spiraleggiante. E questa rotazione. Inspiriamo ed espiriamo profondamente e lasciamo che anche il corpo oscilli e ruoti un tutt'uno con il pianeta, un tutt'uno con tutte le persone, tutti gli animali, tutte le piante, tutti i cristalli e le rocce. Che madre terra ospita mm -hmm. lasciamo che il corpo si muova da solo e oscilli come preferisce mm -hmm. Mm. mm. Osservando il Sole, ci accorgiamo che intorno ad esso esistono delle geometrie di cristallo che ruotano e generano i suoi campi elettromagnetici, i cosaedro, dodecaedro, in rotazione costante, eterna. E noi semplicemente osserviamo questa rotazione. Hmm. Immaginiamo di spostarci nel Sole, nel cuore del Sole, e avere queste geometrie che ruotano intorno al nostro corpo. E ora continuando con questa rotazione di geometrie ci spostiamo ancora più nel piccolo osservando le nostre cellule e sappiamo che ogni cellula, tutte e ognuna, hanno delle geometrie rotanti intorno a sé. Om <small> 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 Colto del corpo. Abbiamo appena amato le nostre cellule. In equa misura, in equilibrium Tao. Tutte e ognuna. Tutte e ognuna. lentamente apriamo gli occhi